Benvenuti. In this lesson, we will listen to a clip taken from an Italian radio. It will be useful for you to improve your listening skills and learn new words. First of all, let's see the steps of this lesson. We will see some useful words to understand the listening. Then we will listen to the podcast, trying just to understand the general meaning. You don't have to understand all the words, but you can listen to it as many times as you want. After, you will answer to some questions to test your understanding. At the end, you will have the complete transcript of the podcast, so you can verify your answers. Let's start. Some of the words that you will listen are sfigato, sfortunato. This is the colloquial word to say unfortunate. Punti di vista, point of view. Energia pulita, clean energy. Fabbisogno, requirement. Now let's listen to the podcast. Don't worry to understand all the words. Try just to understand the general meaning. Il Portogallo, che sì, è sfigato come l'Italia da tutti i punti di vista, da molti punti di vista. Bellissimo, ecco, bellissimo come l'Italia, bellissimo, sfortunato come l'Italia. Sfortunato perché... Ma è lì che voglio arrivare, perché sì, l'articolo che avevo letto, che c'è stato un giorno di qualche mese fa, sì, sai che su 100% dell'energia che il popolo portoghese richiedeva, sì, in una giornata, ecco, il Portogallo, e dico, signore e signori, il Portogallo. Quindi non ci sono dubbi che non sia l'Olanda, Portogallo, non la Danimarca, non l'Inghilterra, noi i tedeschi. Il paese di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo, sì, ha prodotto, cosa? In quel giorno, con la sola energia pulita, signore e signori, il 120% del fabbisogno. Quindi di più. Non avevo il 25%, potevo soddisfare la richiesta di portoghese, e più avevo il 20% così a distribuire. Allora, ok, now let's read the questions together. In questo audio si parla della produzione di energia di quale paese? Perché, secondo chi parla, il Portogallo è come l'Italia? Quanta energia è stata prodotta rispetto al fabbisogno in un solo giorno in Portogallo? Let's listen to the podcast again. Try to answer the questions. Il Portogallo, che sì, è sfigato come l'Italia da tutti i punti di vista, da molti punti di vista. Bellissimo, ecco, bellissimo come l'Italia, bellissimo, sfortunato come l'Italia. Sfortunato perché... Ma è lì che voglio arrivare, perché sì, l'articolo che avevo letto, che c'è stato un giorno di qualche mese fa, sì, sai che su 100% dell'energia che il popolo portoghese richiedeva, sì, in una giornata... Ecco, il Portogallo, e dico, signore e signori, il Portogallo. Quindi non ci sono dubbi che non sia il l'Olanda, Portogallo, non la Danimarca, non l'Inghilterra, noi i tedeschi. Il paese di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo, sì, ha prodotto, cosa? In quel giorno, con la sola energia pulita, signore e signori, il 120% del fabbisogno. Quindi di più. Non avevo il 25%, potevo soddisfare la richiesta di portoghese, e più avevo il 20% così a distribuire. Ok, here is the transcription of the podcast with the answers highlighted, so you can check your answers. If you like this video, please comment, share and subscribe. See you to the next lesson.